Nascondevano la cocaina nei santini per importare in Italia grandi quantità di droga e per sfuggire ai controlli. L'operazione della Guardia di Finanza ha incastrato una banda di narcos. Ha favorito l'ingresso in Italia di stranieri ritenuti irregolari. I carabinieri hanno rintracciato e arrestato a Pavia un cittadino italiano per favoreggiamento alla clandestinità. Mitomane di Chignolo Po minacciò sui social di accolterare i magistrati del caso di Yara Gambirasio fino a presentarsi davanti al tribunale di Bergamo. Ora è stato portato in una casa di cura. Dopo le voci degli ultimi giorni arriva dalla Gelmini l'ufficialità. Fabrizio Giannelli lascia il posto di candidato sindaco di Forza Italia. Si fa il nome dell'architetto Daniela Bio. I ladri si fanno vedere sulle colline di Canneto Pavese. Dopo un periodo di tranquillità tornano a colpire in alcune abitazioni e la gente ha di nuovo paura. Era annegato nell'agosto 2014 nel Sesia. Ora la sua famiglia e l'amministrazione comunale hanno inaugurato a Robbio un parco pubblico che ricorda il giovane Fabio Miani. Buonasera e ben ritrovati ad una nuova edizione di Pavia Italia. La prima notizia del nostro telegiornale è di cronaca. Creavano santini con la cocaina per nascondere la droga ai controlli aeroportuali, ma sono stati scoperti. La Guardia di Finanza di Pavia, in collaborazione con i colleghi di Roma, Genova e Verona, ha arrestato 9 trafficanti internazionali di cocaina. In poco più di 6 mesi la banda era riuscita ad importare dal Perù ben 25 kg di stupefacente. Una volta giunti in Italia, la cocaina veniva portata in un appartamento dell'Interland milanese, all'interno del quale era stato ricavato un laboratorio artigianale per riportare lo stupefacente al suo stato naturale, così da poter essere spacciato sulle piazze lombarde, tra le quali Milano, Pavia e Cremona. Il servizio di Luca Pattarini. La particolarità di questa associazione era quella che riusciva ad importare lo stupefacente occultandolo con degli stratagemmi che siamo riusciti a scoprire solamente perché abbiamo delle ottime professionalità anche negli aeroporti. La droga veniva nascosta nei doppi fondi delle valigie, nelle confezioni di cibo, ma anche nei santini e negli abiti dei corrieri che venivano imbevuti di cocaina liquida. La Guardia di Finanza di Pavia ha sgominato un'organizzazione criminale dedita allo spaccio di stupefacenti tra le province di Pavia, Milano e Cremona. Nelle scorse ore sono finiti in manette 9 trafficanti sudamericani e tra di loro ci sono anche i capi della banda che in poco più di 6 mesi era riuscita ad importare dal Perù 25 kg di droga sequestrata negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie di Milano. Una volta arrivata in Italia, la cocaina veniva portata in un appartamento dell'Interland milanese e polverizzata in un laboratorio artigianale. I finanzieri hanno anche sequestrato 2 immobili acquistati proprio con il denaro ottenuto dalla vendita della droga. Ovviamente la peculiarità e la particolarità della Guardia di Finanza sono andati oltre e oltre agli arresti e al sequestro degli stupefacenti abbiamo seguito quelli che sono i canali del riciclaggio e del rimpiego dei proventi illeciti del traffico di stupefacenti e al momento abbiamo sequestrato 2 immobili che sono stati acquistati con i proventi dello spaccio degli stupefacenti. Nuovi sviluppi nell'ambito dell'inchiesta Keddy scattata a Genova lo scorso gennaio con l'arresto di 2 corrieri della droga vigevanesi, sorpresi a bordo di un traghetto con un furgone Volkswagen contenente 700 kg di hashish provenienti dal Marocco. La Guardia di Finanza del capoluogo ligure ha ricondotto al medesimo giro di spaccio altre 2 persone. Si tratta di un marocchino residente a Busto Arsizio e di un italiano residente a Gambolò. Entrambi sono stati arrestati. In un'operazione invece dei carabinieri del comando provinciale di Milano è stato sgominato un altro traffico di droga, in questo caso marijuana, che dalla Spagna giungeva a 2 basi operative in Brianza per poi raggiungere le piazze dello spaccio di 8 province, fra cui Pavia. 19 le persone arrestate, tra italiani, albanesi, rumeni e moldavi. La droga arrivava in Italia in camper, nascosta nel doppio fondo del piatto doccia dei servizi igienici. Ritorniamo adesso a Pavia con un'altra notizia di cronaca. I carabinieri della stazione di Bagnolo Cremasco, unitamente al personale del nucleo operativo della compagnia di Crema, nella mattinata di mercoledì hanno rintracciato ed arrestato a Pavia un cittadino italiano per favoreggiamento di ingresso illegale di stranieri in Italia. Luca Pattarini ci spiega tutto nel prossimo servizio.
Si stava nascondendo a casa di un conoscente in un comune della provincia di Pavia, ma i carabinieri della stazione di Bagnolo Cremasco lo hanno rintracciato ed arrestato. L'uomo, un 67enne ufficialmente domiciliato a Casaletto Ceredano, in provincia di Cremona, era stato colpito nelle scorse settimane da un ordine di carcerazione per favoreggiamento all'ingresso illegale di stranieri. Il 67enne era già stato deferito alla Procura della Repubblica di Mantova nel 2011 perché assieme ad alcuni cittadini nordafricani aveva costituito un'organizzazione che aiutava gli stranieri ad arrivare in Italia, simulando assunzioni con tanto di contratti di lavoro e di affitto. L'attività illegale era proseguita per almeno un anno e si era estesa anche ad altre province del nord. Nel 2014 l'uomo era anche stato condannato, ma si era dato alla fuga durante gli arresti domiciliari. Mercoledì mattina i militari, aiutati dai colleghi di Pavia e Crema, lo hanno rintracciato a casa dell'amico e lo hanno arrestato. Il 67enne si trova ora in carcere, dove dovrà scontare una pena di 3 anni e 2 mesi. Si era presentato davanti al Palazzo di Giustizia di Bergamo ed aveva annunciato sui social che avrebbe accoltellato il PM Letizia Luggeri, che si stava occupando del caso di Yara Gambirasio. Il ragazzo era stato immediatamente fermato dalla sicurezza. Si tratta di un 32enne di Chignolo Po che nelle ore scorse è stato giudicato incapace di intendere e volere e per questo non imputabile. Sentiamo la ricostruzione dei fatti di Paolo Barni. Aveva minacciato di morte la dottoressa Letizia Ruggeri, pubblico ministero, nel processo sulla morte di Yara Gambirasio. A settembre aveva annunciato il gesto su Facebook dicendo che avrebbe accoltellato il magistrato al suo arrivo in tribunale. Le forze dell'ordine lo individuarono. Quel giorno, in effetti, era tra il pubblico, fuori dal Palazzo di Giustizia di Bergamo. Con sé aveva un trolley. Si tratta però di un mitomane che probabilmente non avrebbe mai dato seguito ai suoi intenti, ma che comunque non pochi problemi ha creato nel recente passato. 32 anni di Chignolo Po è stato giudicato incapace di intendere e volere dal GUP Ilaria Sanesi e per questo non imputabile. Il giovane dovrà stare per 2 anni in una casa di cura in regime di libertà vigilata. Più volte la scorsa estate aveva chiamato il centralino della procura di Bergamo minacciando di uccidere alcuni magistrati e anche i familiari di Yara Gambirasio. In passato del 32enne è altrettanto burrascoso. Si tratta della stessa persona che anni fa profanò la tomba di Chiara Poggi, atto per il quale fu condannato a 2 mesi e 20 giorni dal tribunale di Vigevano. In precedenza era stato condannato per aver minacciato con un taglierino la dipendente di un'agenzia interinale, sempre a Vigevano. I casi di cronaca erano la sua ossessione. Negli anni si è attribuito la responsabilità di diversi omicidi, dai quali è sempre risultato estraneo. Per lui ora arrivano le cure di una struttura specializzata, con la speranza che non possa più fare del male a se stesso e agli altri. Ritorniamo nel capoluogo dove Ettore Filippi, facendo seguito alle accuse del sindaco Massimo De Paoli durante l'ultimo consiglio comunale, ha scritto alla procura della Corte dei Conti sulla delicata questione dell'ammanco da quasi 2 milioni di euro dalle casse di via Donegani, affermando che si tratta di un danno erariale a cui il sindaco non ha ancora posto rimedio. Fa il punto della situazione Mario Fortunato. Un danno erariale a cui il sindaco De Paoli non ha posto rimedio, Ettore Filippi scrive alla procura della Corte dei Conti in riferimento all'ammanco da quasi 2 milioni di euro dalle casse di via Donegani. Una diffida messa nero su bianco dall'ex vice sindaco che prende spunto da un episodio ben preciso, dalla dichiarazione del sindaco nell'ultimo consiglio comunale in cui spiegava di non aver mai preso consigli da Filippi e nemmeno da Giancarlo Abelli, contrariamente ai consiglieri Bobbio Pallavicini e Cattaneo. Se avessi infatti seguito i miei consigli, scrive comunque Filippi a De Paoli, avresti già imposto al presidente di ASM, di cui sei in pratica l'unico proprietario, di citare in giudizio la Banca Centropadana, attuale proprietaria dello sportello di Creta, per ottenere la restituzione dell'intera somma in parte incautamente ed in parte illegittimamente pagata da ASM e finita sui conti del dottor Antoniazzi. Circostanza, spiega ancora Filippi, che la procura ha ignorato, preferendo concentrarsi solo sui risvolti politici della vicenda. Immobilismo che avrebbe contagiato anche il sindaco, come si evince dalla lettera inoltrata alla Corte dei Conti, pur trattandosi di documenti a perfetta conoscenza di ASM, in quanto facenti parte degli atti del procedimento penale che vede un legale incaricato di sostenere la costituzione di parte civile contro i responsabili, l'azienda non accenna ad alcuna iniziativa, quasi che non fosse al corrente della possibilità certa di un recupero totale della somma illecitamente sottratta. Recupero integrale che non si può certo sperare da parte di coloro che saranno giudicati penalmente responsabili.
Il legittimo sospetto, conclude quindi Filippi, è che l'interesse di Comune e ASM sia solo quello di lucrare il vantaggio politico della oggettivamente scandalosa vicenda e non recuperare invece il mal tolto. Clamorosa notizia di politica dell'ultima ora, cambia il candidato sindaco di Forza Italia a Mortar. Fabrizio Giannelli si fa da parte, rimarrà in lista come candidato consigliere, ma a correre per la poltrona di primo cittadino per il partito di Silvio Berlusconi sarà probabilmente Daniela Bio, 51 anni, architetto restauratrice piuttosto nota in città. Il gesto di Fabrizio Giannelli, che ha deciso di rinunciare alla propria candidatura a sindaco alle prossime elezioni amministrative di Mortara, merita un sincero apprezzamento. Giannelli, con grande senso di responsabilità e di appartenenza al nostro partito, ha fatto un passo indietro a beneficio dell'unità della lista. Lo ringrazio quindi per l'impegno profuso in queste settimane e, restando comunque tra i componenti della lista, sono certa che sarà a disposizione del territorio e dei suoi concittadini. Così si è espressa in un comunicato ufficiale Maria Stella Gelmini, vice capogruppo vicario di Forza Italia alla Camera e soprattutto coordinatrice lombarda di Forza Italia. Cambiamo radicalmente argomento e torniamo con il prossimo servizio firmato da Ermanno Bidone a parlare di cronaca. È stato infatti arrestato a Canneto Pavese un 58enne che deve scontare la pena in quanto colpevole, secondo le indagini, di aver compiuto atti osceni nei confronti di due figlie minorenni della sua ex compagna. Vediamo. Loro, le vittime dei suoi abusi, oggi sono maggiorenni, ma all'epoca dei fatti erano solo due bambine di 7 e 8 anni. Lui, MG, residente a Roncaro ma domiciliato a Canneto Pavese, l'orco che conviveva con la loro madre ne aveva 44. Le violenze, secondo i magistrati, si sarebbero ripetute per due anni, dal 2003 al 2005, nelle case di Roncaro e Saint-Vincent, in Val d'Aosta, dove si erano trasferiti per motivi di lavoro per un certo periodo. I dettagli di questa sordida storia di violenze e abusi su bambine così piccole, per ovvie ragioni, non sono stati rivelati. Quello che si sa è che, a distanza di oltre 12 anni dalle prime denunce, i carabinieri di Stradella hanno fatto scattare le manette ai suoi polsi. La sentenza di appello ha confermato infatti la condanna a 5 anni e mezzo di reclusione per violenza sessuale continuata ed aggravata, e l'uomo, che oggi ha 58 anni, è stato portato in carcere a Voghera, dove dovrà scontare la sua pena. Ma un altro arresto, sempre per violenza sessuale ai danni di una minore, è stato portato a termine dai carabinieri di Voghera nella cittadina di Mede. A finire in cella, con una condanna di 3 anni e mezzo, in questo caso è stato un marocchino, oggi 35enne, che una decina d'anni fa a Garlasco avrebbe abusato di una giovane, all'epoca dei fatti minorenne. Una mail uguale per tutti di risposta alle candidature per la carica di dirigente generale della Fondazione Teatro Fraschini di Pavia sta facendo discutere alcuni candidati che si erano fatti avanti per le loro specifiche competenze tecniche e non artistiche. Peccato che la lettera a firma del sindaco li scarta, in quanto l'obiettivo è di focalizzare un ruolo amministrativo e manageriale prima ancora che artistico. Mario Fortunato ricostruisce questo intricato caso. C'è una mail che sta creando parecchio imbarazzo all'interno del comune di Pavia. Si tratta della risposta alle candidature scartate per la direzione generale della Fondazione Teatro Fraschini. Una sessantina circa complessivamente, a fronte dei 13 curricula salvati dalla prima scrematura effettuata dal CDA della Fondazione. Dopo un'attenta valutazione del suo profilo, riteniamo che le sue esperienze professionali non corrispondano pienamente alle nostre necessità. Il nostro obiettivo, come si può leggere, è di focalizzare un ruolo amministrativo e manageriale prima ancora che artistico. Questa è la mail ricevuta da più di un candidato, accompagnata dalla firma in calce del sindaco De Paoli, presidente della Fondazione Teatro Fraschini. Mail spedita in fotocopia anche a chi, come il candidato che ci ha contattato e preferisce restare anonimo, aveva specificato nel curriculum competenze prettamente tecniche e assolutamente non artistiche. Insomma, nella migliore delle ipotesi, si è preferito fare un semplice copia e incolla piuttosto che rispondere nel merito a tutti i candidati. Nella peggiore invece, alcuni dei curricula arrivati per l'ambito incarico non sono stati probabilmente nemmeno letti. Dopo la curiosità che vi abbiamo raccontato con il servizio precedente, un altro caso è scoppiato nei corridoi del Palazzo Municipale di Pavia. L'architetto Mauro Mericco, dirigente del settore lavori pubblici del Comune di Pavia, è stato rimosso dal proprio incarico
a meno di un anno dal suo arrivo a Palazzo Mezza Barba. Accogliendo il ricorso di un funzionario del comune stesso, il Tribunale di Pavia ha dichiarato illegittimo il conferimento poiché al momento della nomina Mericco non possedeva i requisiti necessari per essere nominato dirigente. Si tratta di un incarico rilevante da quasi 100.000 euro di stipendio l'anno. Sul caso già in passato il Movimento 5 Stelle aveva evidenziato più di un dubbio. Nel giugno del 2016 in particolare il consigliere comunale Polizzi aveva sottolineato con un instant question le ragioni dell'illegittimità, a cominciare dalla mancanza di esperienza nel settore degli anni d'anzianità necessari a ricoprire l'incarico. Andiamo adesso a Voghera. La settimana scorsa avevamo raccontato la protesta degli abitanti di via Barbieri e del quartiere sud-ovest di Voghera, che si lamentavano del passaggio incontrollato delle auto a folle velocità e chiedevano interventi mirati del comune per migliorare la sicurezza. Il sindaco Barbieri oggi ha confermato che questi interventi arriveranno presto. Sentiamo le sue parole nell'intervista raccolta da Ermanno Bidone. Non è l'unica strada che ha purtroppo il problema della velocità delle auto, via Barbieri, ma ce ne sono altre, c'è strada Valle, via Greppina, la strada Greppina, la strada che conduce verso Retorbido, ce ne sono altre e quindi noi abbiamo predisposto un piano per intervenire su tutte, per mettere dei dissuasori di velocità. Dissuasori di velocità che i lavori pubblici hanno già previsto e progettato. Semplicemente il problema in questo momento del Comune di Voghera è che abbiamo la necessità di approvare il bilancio consuntivo del 2016, che è stato il bilancio commissariale, per poi procedere alle variazioni di bilancio che consentiranno gli interventi di diversa natura, non solamente quello dei lavori pubblici ma anche altri interventi, perché senza le variazioni di bilancio e quindi senza il denaro a disposizione non è possibile intervenire. Purtroppo dal momento in cui siamo stati eletti, questo è il problema che ci assilla quotidianamente. Ci sarà subito a breve un consiglio comunale dove i vari assessorati insieme ai dirigenti proporranno le variazioni di bilancio per iniziare finalmente l'attività amministrativa del Comune di Voghera, come era indicato e come è stato indicato nel nostro programma elettorale, che peraltro poi riprende quello che già avevamo iniziato nel 2015. Abbiamo perso un anno e mezzo e questo costa caro alla città, sia in termini di interventi, sia in termini anche proprio di costi veri. Chiudiamo qui la prima parte di Pavia Italia, noi ci vediamo dopo il break pubblicitario. Eccoci in studio per la nostra seconda parte. Sono stati fissati per domani mattina gli inviati funerali della ragazza morta venerdì sera, a soli 16 anni, investita dal treno alla stazione di Parona. Il nulla osta è arrivato nella giornata di ieri in seguito all'autopsia svolta all'Istituto di Medicina Legale di Pavia. Il servizio è di Paolo Barni. Sono stati fissati per venerdì mattina gli inviati e funerali di Isabella Virtupeanu, la ragazza morta venerdì sera a soli 16 anni, investita dal treno alla stazione di Parona Lomellina. In nulla osta arrivato in seguito all'autopsia svolta all'Istituto di Medicina Legale di Pavia. Le esequie si terranno col rito ortodosso alle ore 10.30 nella chiesa di San Bretagnone. La salma verrà quindi tumulata al cimitero di Macherio, sempre in Brianza. Al funerale sono attesi molti giovani provenienti dalla Lomellina, territorio nel quale Isabella aveva vissuto l'ultimo anno ospite di una comunità protetta. In provincia di Pavia la ragazza, proveniente da esperienze personali molto difficili, aveva costruito rapporti importanti, da quello con il fidanzato 17enne alle tante amicizie nate tra le compagne di squadra del Certosa Volley con cui si allenava e tra le compagne di scuola del corso da estetista che stava frequentando, legami spezzati dal tragico incidente di venerdì. Riguardo al drammatico episodio stanno intanto terminando gli accertamenti della magistratura. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti, ma non sembra finora che si possano attribuire delle responsabilità. La ricostruzione rimane quella delle prime ore susseguenti al fatto, e cioè che la ragazza abbia azionato l'apertura di emergenza porte mentre il treno aveva già passato la banchina cadendo sotto al vagone. La sensazione è che l'inchiesta possa essere chiusa rapidamente.
A Mortara è arrivato il comandante Alfa del gruppo intervento speciale dei Carabinieri, il GIS. Ha incontrato gli studenti della città soffermandosi sulle tematiche più calde legate alla sicurezza, tra cui quella del terrorismo. Su questo tema ha affermato che non esiste il rischio zero, ma che in Italia si può contare su di un lavoro di prevenzione tra i migliori al mondo. Il servizio è firmato da Paolo Barni e le immagini sono di José Lattari. Il GIS nacque perché svolgesse appunto operazioni difficili come dirottamenti aerei, cattura di latitanti pericolosi, liberazione di ostaggi, cattura di criminali pericolosi. È arrivato a Mortara il comandante Alfa, fondatore e guida del GIS dei Carabinieri e gruppo di intervento speciale, una forza nata negli anni del terrorismo interno, operativa in missioni speciali, nella cattura dei latitanti, ma anche nella liberazione dei sequestrati. Come accadde nel 1990 con Patrizia Tacchella, allora 9 anni, figlia del patron dei jeans Carrera, liberata proprio dal GIS dopo 79 giorni di prigionia. Quindi mi tolse il registro e dice che eravamo carabinieri, che l'avremmo portata a casa. E la soddisfazione fu quando rispose dicendoci sì, ti aspettavo. Cioè quella è una soddisfazione immensa perché una bambina di 8 anni aveva già fiducia nei carabinieri che prima o dopo l'avrebbero liberata. Beh, questa è stata una grandissima soddisfazione. Oggi il GIS è ancora impegnato in operazioni speciali, ma fa nel contempo opera di prevenzione contro il terrorismo di matrice islamica. Il comandante Alfa si dice fiducioso su quanto si sta facendo in Italia per limitare il rischio di attentati. Io posso rassicurare tutti gli italiani, il rischio zero non esiste, questo sarebbe un bugiardo se vi dicessi che non abbiamo nessun problema, che possiamo stare tranquilli, il rischio zero non esiste, però mai come adesso abbiamo fatto squadra, che vanno dalle istituzioni, l'intelligence, che è una delle migliori al mondo, i reparti speciali, l'arma territoriale, l'esercito, la polizia. Abbiamo creato una squadra e la squadra vince. Noi siamo abituati a lavorare squadra, quindi siamo convinti che noi abbiamo lavorato bene, abbiamo lavorato sulle stazioni ferroviarie, abbiamo lavorato sui centri commerciali, sugli stadi, sui cinema, sui teatri, sui pullman, sui treni, su aerei, ci siamo addestrati, non abbiamo... Abbiamo curato ogni minimo particolare. L'intelligence sta lavorando bene, l'Italia è uno dei pochissimi stati al mondo dove ha avuto, mi sembra, su 200 escursioni. Torniamo in Oltrepò e parliamo nuovamente di cronaca. Nella zona collinare di Canneto Pavese non si placano le scorribande dei ladri. È stata ancora colpita un'abitazione e altri tentativi fortunatamente non sono andati a segno. Ermanno Bidone ricostruisce questo fatto di cronaca. L'ondata di furti che aveva creato preoccupazione sulle colline dell'Oltrepò orientale tra l'inizio dell'anno e il mese di marzo sembrava finita, ma i residenti non hanno fatto in tempo a tirare il classico sospiro di sollievo che un'altra abitazione, ancora a Canneto Pavese, è stata oggetto di un tentativo di intrusione nella frazione Casa Bazzini. Secondo quanto riferito dai proprietari, alcuni malviventi sono riusciti ad introdursi forzando un serramento mentre tutti dormivano. Una volta all'interno hanno preso un portafogli e alcuni altri oggetti, ma mentre stavano rovistando, qualcuno in casa si è svegliato e ha acceso una luce. I ladri si sono quindi dati a una precipitosa fuga, probabilmente attraverso le campagne limitrofe. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Stradella. Verrà presentato ufficialmente domani pomeriggio a partire dalle 15 a Palazzo Bottigella, Pavia, sede di Ascom, la 18ª edizione dello scenario immobiliare pavese. Il Borsino, che si riferisce all'anno 2016, offre uno spaccato del mercato immobiliare di Pavia e provincia, con dati e approfondimenti elaborati dalla FIMA, la Federazione Italiana Mediatori e Agenti d'Affare. Con le prossime immagini di José Lattari vi diamo conto di una bella iniziativa a Robbio, dove per ricordare la figura del giovane Fabio Gnani, morto annegato nel Sesia nell'agosto del 2014, è stato inaugurato un parco cittadino che era andato distrutto dopo un terribile temporale la scorsa estate. Ora è stato invece dedicato alle nuove generazioni. Vediamo. Oggi inauguriamo questo bellissimo parco che era stato completamente distrutto da un temporale alla fine della scorsa estate e lo facciamo grazie al contributo di una famiglia
che è riuscita a trasformare una tragedia in una gioia. Il figlio di questo signore, Fabio Gnani, è purtroppo annegato nell'agosto 2014 nel fiume Sesia e loro da questo dolore sono riusciti a ricavare la gioia di tutti questi bambini. Hanno pensato insieme a noi di restituire questo parco ammalorato dal maltempo alle persone, alle famiglie e ai bambini. Per noi sarà sempre un dolce ricordo che vivrà per sempre. Grazie Fabio Gnani e grazie anche ai genitori Virginia e Carla che ci hanno sostenuti e hanno portato avanti questo progetto ogni giorno con noi. Ci hanno creduto, hanno sostenuto anche la nostra amministrazione in questo lungo progetto e per noi e per tutta la comunità siamo sicuri, arriva un grande grazie portato con il cuore perché è un gesto che sicuramente fa piacere non solo a voi, a vostro figlio che ci guarda da lassù e a tutti i bimbi che useranno i giochi che avete donato con tanto amore. Sì, noi l'abbiamo proprio fatto col cuore. Questo era il nostro ultimo servizio. Vi saluto e vi do l'appuntamento alle prossime edizioni di Pavia Italia.